tratteggiare in poche battute una sintesi complessiva di quello che è stato il comunismo storico novecentesco è pressoché impossibile, non soltanto per la complessità e la ricchezza degli eventi, una complessità a tal punto ricca che dovrebbe indurre a parlare di comunismi al plurale, più che di comunismo al singolare, ma poi anche per il fatto che, come è noto, il comunismo, appartenendo alla nostra storia più recente, ed essendo rimasto recentemente sepolto sotto le macerie del muro di Berlino, è conteso ideologicamente dai detrattori e dai nostalgici, e dunque questo rende molto difficile una sintesi equilibrata e bilanciata. Ciò nondimeno io credo che in maniera molto sintetica si possano svolgere alcune considerazioni generali che vadano al di là dell'odierna malefica diatriba fra i nostalgici e elogiatori del comunismo novecentesco e i suoi detrattori. In estrema sintesi, io credo, per dirla molto brutalmente, che ridurre il comunismo al gulag o allo stalinismo equivalga in qualche misura a ridurre il Medioevo all'Inquisizione, cioè un'operazione ad alto tasso ideologico. Il comunismo non è stato soltanto il gulag, e nondimeno non bisogna dimenticare che il comunismo ha anche avuto il gulag come propria caratteristica. Ciò nondimeno, io credo che in estrema sintesi si possano rintracciare, al netto delle esperienze che si collocano sotto l'etichetta comunismo novecentesco, tutta una serie di aspetti anche positivi che permettono non tanto di riabilitare il comunismo, non è questo il punto, ma piuttosto di guardare più serenamente a ciò che il comunismo è stato. Nel suo complesso, io credo, per tentare una definizione, che il comunismo sia stato il più grande tentativo fallito di superare i rapporti capitalistici su scala globale e di prospettare un altro modo di produzione e di esistenza. Un grandioso tentativo fallito, ma integralmente legittimo, di rovesciare il capitalismo dominante, eppur non essendovi riuscito il comunismo, proprio in forza del fatto che ha perso e al tempo stesso non è mai riuscito a governare il mondo intero, nondimeno ha posto in essere la più grande resistenza al capitalismo globalizzato. Questo è il primo punto importante che non deve essere dimenticato. Il comunismo è stato l'equivalente di quello che la teologia politica chiama il katekon, la forza frenante. Il comunismo, per il lungo periodo della sua esistenza novecentesca, ha posto in essere un freno al dilagare incontrastato delle forze capitalistiche. Prova ne è il fatto che, caduti ingloriosamente i comunismi novecenteschi, Berlino 1989, ne è seguito un trionfo incontrastato nelle forme più volgari e smisurate del capitalismo stesso. L'epoca schiusasi con il 1989, quando appunto è imploso il dualismo, il Weltdualismus del cuius regio eius economia, è il tempo del capitalismo assoluto, che non conosce più freni e limiti, che non conosce più il limite che, sia pure in maniera contraddittoria, il comunismo novecentesco aveva saputo porre. Questo mi sembra un punto non trascurabile. Né deve essere dimenticato il fatto che il comunismo, con tutti i suoi limiti che non ci sogniamo di negare, ha contribuito in maniera essenziale alla sconfitta dei nazifascismi in Europa. Il fatto che ideologicamente si rimuova questo fatto e si presenti la sconfitta dei nazifascismi come opera esclusiva delle forze americane rientra nella ricca e variegata storia delle ideologie, laddove invece un'analisi obiettiva e autentica dovrebbe riscontrare l'importanza decisiva del comunismo, ripeto, novecentesco, per la sconfitta delle forze nazifasciste in Europa. Né deve essere sottovalutato o minimizzato l'aspetto fondamentale che il comunismo novecentesco ha costituito un importante apporto e supporto per le forze di resistenza al colonialismo e all'imperialismo nei paesi cosiddetti oppressi. Questo è un altro punto, dal mio punto di vista, molto importante. Sempre in vena di trovare aspetti positivi del comunismo novecentesco, io ricorderei anche questo, cioè il fatto che se in larga parte del Novecento abbiamo assistito a quella realtà che oggi sta sparendo, non a caso, che è il welfare state, ciò è dipeso non tanto da una tendenza naturalmente generosa del capitale,
il quale anzi non donerebbe proprio nulla se non fosse costretto a farlo dalle forze reali che nel conflitto gli pongono dei limiti e gli impongono delle richieste, il welfare state è stato quindi la risposta in certo modo obbligata che il capitalismo in Occidente ha dovuto dare alle politiche sociali che stavano al di là del muro di Berlino. Paradossalmente quelli che più hanno beneficiato del comunismo sovietico sono stati gli occidentali che hanno beneficiato appunto del welfare state come risposta obbligata alle logiche sociali dell'Unione Sovietica. Non dimentichiamoci il fatto, evidente e sotto gli occhi di tutti, che venuto meno il gigante sovietico è venuto meno anche il welfare state, che non a caso sta sempre più rapidamente dissolvendosi in forza del trionfo ormai incontrastato del capitalismo. Quindi, in generale, direi che il comunismo novecentesco è stato, ripeto, un tentativo del tutto legittimo, sia pure fallito, di rovesciare il capitalismo ed è stato il primo tentativo, anch'esso fallito e integralmente legittimo, che nemmeno i nefandi crimini staliniani potranno ridimensionare, il più legittimo e grandioso tentativo delle classi subalterne di rovesciare, di compiere un assalto al cielo e di reimporre la loro dignità e la loro importanza, potremmo dire. Il comunismo novecentesco è stato tutta questa serie di cose molto diversificate e la sua valenza principale sta nell'essere stato il più grande episodio di forza frenante al capitalismo. Il capitalismo, nella sua logica risultata poi vincitrice, cerca di dissolvere, di distruggere ogni barriera, ogni limite in grado di resistergli. Non soltanto il comunismo è stato spazzato via, ma anche la borghesia stessa come classe portatrice della misura e di un ordine valoriale non puramente assimilabile al capitalismo è stata spazzata via. Se volessimo fare una concessione all'ordine del discorso dominante che sempre presenta come integralmente illegittimo il comunismo, identificandolo con lo stalinismo, di modo che l'idea stessa di un esodo dal capitalismo venga abbinata automaticamente al gulag, come se non fosse possibile una realtà altra che non fosse il gulag rispetto al capitalismo, potremmo dire allora che peggio del comunismo novecentesco poteva esserci solo ciò che è venuto dopo. Cioè il mondo di cui siamo oggi noi abitatori coatti, il mondo della condizione neoliberale che rimette tutto al mercato, compresa l'esistenza, costringendoci alla sopravvivenza quotidiana in balia del capitale. Il comunismo appunto è stato un tentativo grandioso di arginare tutto questo e il fatto che sia fallito anche miseramente in maniera ingloriosa non deve portare alla troppo facile identificazione fra il comunismo e il gulag o alla riconversione di questa frustrazione nell'ideologia dell'intrasformabilità del capitalismo come destino eterno. Il comunismo ha fallito, ma resterà sempre viva quella che io con Gian Battista Vico chiamo il comunismo ideale eterno, cioè l'idea di una giusta umanità socializzata composta da rapporti di riconoscimento fra liberi e uguali, che dunque sia il rovesciamento dell'odierno regno animale dello spirito capitalistico. Questo resta un telos, un orientamento della ragione inemendabile da ogni orizzonte di senso, ed è per questo che oggi non possiamo non dirci seguaci di Marx nell'odierno deserto capitalistico. Per questo appunto non deve essere dimenticato il ruolo decisivo che il comunismo ha svolto nel Novecento, pur tenendo sempre in degna considerazione i limiti e gli errori che hanno caratterizzato questa esperienza fallita. Se volessimo utilizzare un'immagine, potremmo dire che la rivoluzione bolscevica, pienamente integralmente legittima, sia pure fallita, è stata una falsa partenza. Una falsa partenza che però non implica che non ci debba mai più essere il tentativo di riscatto degli oppressi e il tentativo di instaurazione di rapporti fra liberi e uguali. Significa semplicemente che bisognerà ritentare perché vada meglio, ecco, potremmo dire così. Citando i versi di Eliot, noi che non fummo sconfitti solo perché continuammo a tentare.